debolezza, preghiera, perdono. Intorno a queste tre parole si è dipanata l'omelia di Papa Francesco alla messa celebrata a Casa Santa Marta. In particolare il pontefice ha ribadito che la debolezza dell'uomo, che trova la sua origine nel peccato originale, gli impedisce di andare avanti nella vita senza l'aiuto del Signore, che è un padre amorevole e sempre disposto ad ascoltare la preghiera dei propri figli. Papa Bergoglio ha poi aggiunto che l'orazione che leviamo a Dio non ha bisogno di tante parole, ma di un cuore in pace, sensibile al perdono. Soltanto possiamo pregare bene e dire Padre a Dio se il nostro cuore è in pace con gli altri, con i fratelli. Ma Padre, questo mi ha fatto questo mi ha fatto questa, mi ha fatto quello. Perdona, perdona. Come Lui ti perdonerà. E così la debolezza che noi abbiamo, con l'aiuto di Dio nella preghiera, diviene fortezza, perché il perdono è una grande fortezza. Ci vuole essere forte per perdonare, ma questa fortezza è una grazia. E che noi dobbiamo ricevere dal Signore, perché noi siamo deboli.